al Portogallo e per il premio Energia a Portogallo mi è stato il coordinamento del giornalista Carlo Giacobbe, che purtroppo non è potuto venire, che ha promosso il concorso nel paese lusitano. Oggi qui presente la cerimonia in rappresentanza dell'ambasciata del Portogallo in Italia c'è il console onorario del Portogallo di Puglia e Basilicata, il dottor Pierluigi Rossi, che invito qui. Bernardo Fortuna con il racconto a Ila, l'isola. Io passerei la parola a voi e per parlare un po' del premio in Portogallo e poi per dare spazio a te e così puoi dirci un po' del tuo racconto. Buonasera a tutti, permettetemi innanzitutto di esprimere tutto il mio piacere e la mia gioia nell'essere qui per la seconda volta e a Cifratonda, la 30ª edizione, quindi questo è molto bello. Vi porto anche i saluti dell'ambasciatore di Sua Eccellenza, Bernardo Fuscher Pereira, che ho l'onore di rappresentare in questa occasione. Ho letto qualcosa a proposito dello scritto, mi permetto di dire mio, connazionale, perché in qualche modo col cuore mi sento tale. E Aiglia è l'isola ricorda molto il navigare, ricorda il mare, ricorda gli orizzonti aperti, e questa è una cosa che i portoghesi, secondo me, hanno nel sangue. È una lunga, secolare storia di navigazione, di andare verso l'orizzonte, verso qualcosa che può probabilmente riservare sorprese, belle o brutte, ma comunque sorprese, novità. E Aiglia forse è in qualche modo un po' questo, non lo so, ce lo potrei dire meglio tu. Grazie. Chiedo scusa, mi ha ricordato, fra l'altro, lo stavo dimenticando, ma questo è importantissimo per me, mi ha ricordato anche che c'è un'altra isola famosa, ed è l'isola sconosciuta, del grande Saramago. Cioè questa voglia di andare oltre, di andare oltre sempre. E per cui i miei complimenti davvero, anche per te. Mi dispiace che l'italiano non è abbastanza buono, ma può parlare in inglese. The island is a little a bit about life and how part of how life is part of chaos, and chaos is a part of life. But I won't say more about the tale as an island itself. The tale is now a sea of written words, so it's secluded within that space, and I'll leave it there. I'll just take the opportunity to thank Energeia, Felice, Carlo Giacobbe, and the unseen hands and minds that are making this possible. The professors that took their time to teach us and give us out their knowledgeable impressions. And to those that during this week shared with me what good literature depends on, an honest human experience. So thank you. L'ultimo appunto, adesso pensavo, tempo fa ci fu qualcuno che disse che il pane non si mangia, non si produce. Io invece mi voglio complimentare con Energeia, con l'organizzazione, ma con tutti quanti, con la città di Matera, perché in realtà con la cultura, come è stato detto prima, è un momento di resistenza della cultura, e concordo pienamente, anzi, vorrei aggiungere, non deve essere solo un momento di resistenza, la cultura è il nostro futuro, il futuro del Sud, ma mi permetto di allargare, il futuro dell'Italia, il futuro del Mediterraneo, ma il futuro dell'Europa, questo è il nostro futuro, e su questo che dobbiamo puntare tutti quanti. Grazie. Grazie mille, e ancora complimenti a Bernardo.